Friends, benvenuti in questo nuovo video e bentornati sul canale. Oggi risponderò ad alcune delle domande che mi avete lasciato sotto l'ultima foto di Instagram e ci tenevo a ringraziarvi tutti quanti perché siete stati calorosissimi, affettuosissimi e numerosissimi come sempre, e quindi grazie mille, non vedo l'ora di rispondere. Naturalmente non posso rispondere a tutti perché magari ad alcune domande ho già risposto in altri ask precedenti e anche per una questione di tempistiche, e quindi nulla, io direi di cominciare. Nico Son of Hades 98 mi chiede: in un fantasy qual è l'elemento che ti fa appassionare di più alla storia? Allora, secondo me a pari merito ci sono la mitologia e i personaggi, perché se c'è una buona mitologia e i personaggi sono ben caratterizzati, allora mille su mille mi innamoro della serie e vabbè. Poi Deb Italy mi chiede: potresti vivere nel tuo libro / film / serie tv preferito, ma saresti invisibile, lo faresti? Allora, io credo di no, perché comunque è come se rimanessi una spettatrice, quindi no, se dovessi entrare in un film che amo, in un libro o una serie tv, probabilmente mi piacerebbe essere parte integrante della storia, interagire con i miei personaggi preferiti, scippare dal vivo le coppie, quindi magari mettermi proprio lì con i popcorn, però no, non resterei invisibile perché sarebbe come guardarlo a casa, quindi no. Poi Lara Galeotti mi chiede: che genere di musica ti piace? Allora, in realtà ascolto un po' di tutto, però probabilmente il mio genere preferito è il pop. Anche la musica spagnola mi piace veramente tutta, in particolare le Sweet California. Poi Lolli Nox mi dice: scorri nella galleria, prendi una foto a caso e raccontane la storia. Allora, sto scorrendo. Tu. Questa foto, mamma mia, mamma mia. E praticamente, cioè, siamo io e Vicky, la mia migliore amica, al mio compleanno dei 15 anni, quindi tipo fate conto 2013, credo. E mamma mia come siamo cambiate, cioè considerate, io avevo la collana di Hunger Games perché all'epoca ero fissatissima. Poi, cioè, tipo avevo i capelli molto più corti e since 2013 con furore, con amore. Poi Ale Riz mi chiede: cosa ne pensi delle poser? Qual è il libro che hai da più tempo in TBR? Cosa studierai all'università? Allora, vi confesso che io ci ho messo un po' a capire cosa volessi dire la parola poser, perché io sono un po' diesel, però poi sono giunta alla conclusione che tutto questo odio che si genera verso le persone che vanno a un concerto e non sono fan del cantante, o che incontrano un attore e non sono fan però ci si fanno la foto, è esagerato, perché comunque se io voglio andare a un concerto di tale tizio e conosco tre canzoni però voglio ascoltarlo live, cioè sono liberissima di farlo. Il discorso "ah no, perché io sono fan e sto a casa", cioè non regge secondo me, perché comunque se sei veramente fan di una persona fai tutto per seguirlo ovunque, quindi ti metti da parte i soldi, fai dei sacrifici, cioè nel senso questo discorso secondo me si è un po' ingigantito troppo, ecco, diciamo così. Allora, io penso che il libro che ho da più tempo in TBR sia Halfbed di Sally Green, perché l'ho tipo comprato 2014-2015, mai letto, mamma mia, mamma mia. All'università studierò lingue e sinceramente non vedo l'ora. Poi Fla-C-Basso mi dice: ciao Ludo, sono la ragazza che ti ha riconosciuta per strada, sì, mi ricordo di te, che bel momento che è stato. E mi dice anche: ti volevo chiedere cosa ne pensi del fatto che Lodo sarà a Sanremo? Io non vedo l'ora di sentire la sua canzone. Anche io, guarda, non vedo l'ora di ascoltare Il cielo non mi basta, perché sarà bellissimo, fantastico, meraviglioso. E poi sono fierissima di lei, perché secondo me se lo merita, ha lavorato tanto per arrivarci, e poi significa che uscirà il nuovo disco, il nuovo firmacopie, il nuovo tour, e io non mi sento pronta per tutto ciò, ma possiamo farcela, possiamo farcela. Poi Giulio Gori mi dice: chi è il tuo idolo? Stai attenta a cosa rispondi. Ma naturalmente sei tu il mio idolo, tu e Lorenzo siete i miei idoli. Poi Tania Tino Basso Beli e Narri, non so se si dice così: come ti senti nel finire il liceo? Ti senti soddisfatta del tuo percorso in questi 5 anni? Allora, vi dirò, è una sensazione un po' strana che secondo me finché non la si vive non si può capire appieno. Da una parte sono felicissima perché sono tipo: vi prego 6 mesi passate in fretta perché non ne posso più. Però dall'altra sono anche tipo: ah, cioè sta per finire tutto, sta per finire un'era. E quindi nonostante io desideri finire perché non ne posso più, dall'altra sono un po' triste perché comunque abbandonare la routine, qualcosa che già conosci, un mondo in cui sei già abituato a vivere, però è anche arrivato il momento di dire da Svidaria liceo, benvenuto all'università. Per quanto invece riguarda il mio percorso scolastico di questi 5 anni, sì, io sono super mega iper soddisfatta di quello che ho fatto fino adesso e di quello che farò, si spera bene, negli ultimi mesi. E infatti, come ho detto anche nell'altro video dei buoni propositi, io punto a uscire con 100 e spero davvero di riuscirci, perché sarebbe, diciamo, un po' il coronamento di tutto quello che è stato il mio percorso liceale. Poi Cami.frag mi fa una domanda veramente difficile, perché mi dice: ciao Ludo, qual è la tua canzone preferita di Anastasia?
Hai finalmente iniziato tu e Luna? Qual è il peluche a cui sei più affezionata? Classico preferito? Vorrei davvero conoscerti di persona. Un mega super enorme bacio, Camilla. Oh, grazie mille, cosa carina. Anch'io vorrei incontrarti di persona un giorno. Sicuramente succederà quest'anno, io lo so. No ragazzi, io non posso scegliere una canzone basta di Anastasia preferita, perché io le amo tutte, da Quando viene dicembre, Cuore non terminò, Nella notte nel buio, Il mio inizio sei tu, perché per me Anastasia è tutto, cioè lo sapete. No, non ho ancora iniziato Sole Luna, ma non penso che lo farò, perché ho visto dei pezzi in giro e non mi attira più di tanto, però mai dire mai, insomma. Qual è il peluche a cui sono più affezionata? Aspettate, lo vado a prendere. Lei, perché è la mia bambina, è la mia Aria, il piccina batuffolosa che ho comprato il giorno dell'incontro a Roma a settembre del 2015, e quindi è il mio tesoro prezioso, bellina, amore. Poi, classico preferito, penso Piccole Donne, perché mi rivedevo moltissimo nel personaggio di Jo. Poi, Alexia Vergo mi dice: ciao Ludo, quali sono i film, libri, serie TV che più aspetti? La tua canzone del momento? Mi saluti? Certo, ciao Alexia. Allora, libri in questo momento penso Lord of Shadows di Cassandra Clare, Agomath in spagnolo, Winter in spagnolo, e poi in realtà non lo so perché ce ne sono così tanti che devono uscire quest'anno che neanche me li ricordo, però tantissimi, tantissimi. Per quanto riguarda le serie TV, assolutamente tutto quello che comincia questa settimana, ovvero The Fosters, The 100, Grey's Anatomy, io lo aspetto sempre, mamma mia, no, non ce la faccio. Invece per quanto riguarda i film, non ho film che particolarmente aspetto, perché non so nemmeno cosa esce quest'anno, quindi non lo so, su questo non lo so. Canzone del momento, assolutamente questa qui. Basso Kirin mi dice: ciao, volevo sapere, visto che tu scrivi, cosa fai quando ti viene il blocco dello scrittore? Ma in realtà niente di particolare, cioè semplicemente non scrivo, guardo serie TV, leggo, esco, ascolto musica, guardo film, qualsiasi cosa che non c'entri nulla con la scrittura, e poi l'ispirazione torna sempre da sé in qualche modo, perché magari guardo un'immagine che mi piace, ascolto una canzone particolare. Quindi sì, se sei nel blocco dello scrittore ti consiglio di fare tutto ciò, perché è inutile forzarsi a fare una cosa se poi non riesci, soprattutto quando si tratta di creatività, di arte, perché la scrittura è arte. Ti consiglio di fare così. Poi Katie-Dreams04 mi dice: ciao Ludo, ti adoro, grazie mille. Volevo chiederti, qual è la citazione che più rappresenta il tuo modo di essere? PS, sei una persona fantastica. Oh, grazie mille, che cosa carina. Allora, la frase che mi rappresenta di più è quella che ho messo nella descrizione di Twitter, che appunto dice: nel profondo dell'inverno ho finalmente capito che c'è in me un'invincibile estate. Ed è la mia citazione preferita, non tanto perché io amo l'estate e odio l'inverno, non tanto per quello, ma più che altro perché io d'estate mi sento proprio un'altra persona, mi sento più allegra, ho più voglia di fare, sono più attiva, esco di più, scrivo di più, leggo di più, e quindi come sono d'estate vorrei cercare di esserlo anche d'inverno, anche se poi è difficile, e quindi cerco di mantenere quella parte estiva anche nel profondo dell'inverno, quindi non so se si è capito, però più o meno è questo il senso. Poi, ultima domanda, perché ho quasi finito la memoria sulla macchinetta, e me la fa Hogwarts is my home world, e mi dice: ciao Ludo, hai mai letto Antiche voci da Salem? Te lo straconsiglio. Ma comunque, hai mai pensato di chiudere il tuo canale? Leggi più libri contemporaneamente? Allora, no, non ho mai letto Antiche voci da Salem, però Sara di Origin of Sauron ne parlava benissimo, quindi probabilmente prima o poi lo recupererò. Allora, chiudere il canale? No, sinceramente non mi è mai venuto in mente. Sicuramente all'inizio ero un po' più scoraggiata, dato che appunto quasi nessuno guardava i miei video, però poi andando avanti con il tempo ho realizzato che non sarei la stessa persona che sono oggi senza il canale, senza ciò che poi rappresenta per me, e infatti non riesco a immaginare la mia vita senza YouTube al giorno d'oggi, quindi no, non lo chiuderei mai, e non ci ho mai pensato sinceramente, quindi no, assolutamente no. No, non riesco a leggere più libri contemporaneamente, perché purtroppo io sono bionda dentro, dovete sapere, quindi già assicuro una storia, per me è complicato, figuratevi due o tre contemporaneamente, no, non è una cosa per me, però chissà, magari un giorno potrei provare. Ebbene, siete diversi, siamo giunti alla fine di un altro Ask Ludos, grazie mille ancora a tutti per le domande, scusate se non ho potuto rispondere ad ognuno di voi, però sappiate che le ho lette tutte, erano originalissime e mi sono piaciute un sacco, però ovviamente per questioni di tempo non ho potuto rispondere, però grazie mille ancora. E per il resto niente Dreamers, sono le cose che dico alla fine di tutti i video, ovvero mettete un pollice in su se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, condividete questo video con i vostri amici, nemici, parenti, gang che è più topi, e ovviamente seguitemi su tutti i social network che sono linkati giù nell'info box se non volete perdervi il prossimo Ask Ludos, perché seguirmi sui social è una cosa molto importante. Quindi nulla Dreamers, io vi abbraccio fortissimo e noi ci vediamo venerdì con il prossimo video.